Un miliardo e sette è una bella notizia oggi per l'edilizia scolastica? Ma assolutamente sì, è un miliardo e sette che si va a sommare agli oltre 5 miliardi già investiti. Entro giugno si chiuderanno i cantieri di questi oltre 5 miliardi e 4, il miliardo di mutui BEI. Dopodiché ci sarà questo ulteriore investimento da completare e da utilizzare entro il 2017. Noi stiamo investendo tantissimo sull'edilizia scolastica perché crediamo sia un patrimonio sul quale non si è investito per tanti anni. Stiamo facendo il nostro dovere perché le scuole siano più sicure e più belle. L'osservatorio per edilizia scolastica sta assumendo un ruolo sempre più importante anche nell'indirizzo per le scelte sull'edilizia scolastica. Ma due ruoli importantissimi sono svolti all'osservatorio. Il primo è che è diventato lo sportello unico di edilizia scolastica, un unico luogo dove si decidono le politiche sull'edilizia scolastica, gli investimenti, lo si fa in raccordo con le regioni, i comuni e le province. Dall'altro lato è diventato anche un luogo dove ci si può confrontare con le associazioni e con chi ha voglia di partecipare rispetto alla crescita complessiva nelle scelte delle materie di governo, per cui cittadinanza attiva è stata già presente spesso al nostro osservatorio. Auspichiamo di costruire percorsi virtuosi insieme e credo che la mia presenza in questo congresso serva a testimoniare proprio questa volontà.